Ciao a tutti! Oggi vediamo un esercizio molto semplice ma molto importante, il guardami. Con questo esercizio insegniamo al nostro cane a guardarci negli occhi, cosa che probabilmente fa già spontaneamente. Il nostro obiettivo è insegnargli a farlo a richiesta e ad aumentare la frequenza con cui lo fa spontaneamente. Abbiamo già visto una cosa simile impostando la condotta al piede, adesso vediamo semplicemente da solo il segnale guardami. Prendo un premio e lo faccio annusare a pinta. Poi metto la mano vicino ai miei occhi. Brava! Lei mi guarda negli occhi per seguire con lo sguardo il premio nella mia mano. Come vedete la premio rapidamente, subito, senza chiedere lo sguardo sostenuto per tanto tempo. Brava! Pochi secondi e premio. Il segnale vocale lo si può introdurre molto rapidamente. Guardami, brava, guardami, brava. Pian piano gli si può chiedere uno sguardo sempre più lungo. Guardami, brava. Se dovesse distogliere lo sguardo prima, la richiamiamo e la facciamo riconcentrare su di noi. A questo punto passo a fare il gesto a mano vuota, quindi non tenendo il premio in mano. Guardami. Brava! E la premio dopo. Pian piano si può ridurre il segnale gestuale, invece che partire dal suo muso faccio un tragitto più breve. Guardami. Brava! Infine posso anche eliminare il segnale gestuale e chiedere di guardarmi senza utilizzare le mani. Guardami. Brava! Guardami. Bravissima! Quando facciamo questo esercizio non mettiamo il cane contro sole perché potrebbe dargli fastidio. Adesso l'abbiamo impostato frontalmente perché per il cane è più semplice, come è più semplice mantenere la posizione seduto per guardarci meglio. Possiamo chiedere al cane poi di fare la stessa cosa di fianco. Senza gesto. Guardami. Molto bene. Da una parte e dall'altra, resta. Guardami. Bravissima. Molto brava, molto brava. Finito. Scegliete con attenzione il segnale, perché io all'inizio utilizzavo attenta, perché è uno dei segnali che si può utilizzare. Una volta è successa questa cosa, lei stava camminando su un muretto alto e stretto, perché a lei piace salire su tutti i muretti, e stava per mettere male una zampa. Così io mi sono spaventata e le ho detto, pinta, attenta! Lei mi ha guardato ed è caduta. Quindi bisogna fare attenzione perché in questa situazione io ho minato un po' la fiducia ovviamente che lei aveva in me. Lei si è fidata, mi ha guardato, ha lasciato perdere quello che stava facendo ed è caduta e si è fatta male. Quindi da quel momento ho deciso di cambiare segnale. Quindi è importante che sappiate anche questa cosa, si può cambiare segnale nel caso per qualche motivo uno non vada bene, perché ci si confonde, perché viene utilizzato per altre cose e così via. Lo sguardo è una delle cose più importanti, perché se il cane ci guarda noi possiamo comunicare con lui più facilmente, mentre se il cane sta guardando qualcos'altro, è focalizzato su qualcosa di più interessante, sarà molto difficile chiedergli qualcosa, semplicemente anche solo tornare da noi. Mentre se il cane è abituato a guardarci spesso, a rivolgersi spesso a noi, sarà più facile intervenire o chiedergli qualunque cosa. Lo sguardo è una parte importante della comunicazione anche per loro, infatti spesso ci guardano per chiederci qualcosa, per rivolgersi a noi, per essere protetti, per chiederci di dargli un pezzo di quello che stiamo mangiando e così via. Al prossimo video, ciao!